Oggi i ricoverati affetti da polmonite Covid in terapia intensiva sono 176, di cui 126 sono ancora positivi, mentre 50 ormai sono negativizzati. Allora, i negativizzati possono essere gestiti insieme ad altri pazienti e questo facilita ovviamente la gestione dei posti letto di terapia intensiva. È il dottor Rosi, direttore regionale del SUO in Complessivamente 118, a spiegare noi com'è oggi la situazione nelle terapie intensive abbiamo del Veneto, 400. dove complessivamente sono 470 i posti occupati, ovvero sopra il numero ordinario di posti disponibili. Sono circa 140 quelli liberi. In un anno, ad oggi, 3.430 pazienti sono stati in terapia intensiva, 840 circa nella prima fase e oltre 2.500 da luglio, vale a dire che il grosso dei ricoveri si è verificato nella seconda fase. Questi sono i numeri. Allora, secondo i calcoli, cioè calcolando la degenza media che vi ho detto prima e questo numero di ingressi, se la situazione non cambia, noi ci aspettiamo un'ulteriore discesa che può arrivare fino a 95-100 letti occupati, ma non meno. Quindi vuol dire che se questo numero non scende ulteriormente, continueremo a avere un centinaio di letti di terapia intensiva occupati per pazienti con Covid. Impegnativo il carico di lavoro per gli ospedalieri. Ci sono state sospensioni di ferie, c'è stato un impegno sul lavoro superiore a quello delle condizioni ordinarie. Adesso io credo che resisteranno ancora. Tornando ai negativizzati, spiega infine come l'età incida notevolmente sulla ripresa dei pazienti usciti dal tunnel delle terapie intensive. La degenza di posti terapia intensiva è comunque lunga in questi pazienti. Più è anziano il paziente e più rimane in ospedale dopo la dimissione dalla terapia intensiva.